Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village. Oltre 1000 studenti abruzzesi si sono ritrovati all'Università di Teramo per celebrare il Giorno della Memoria, per non dimenticare gli orrori della Shoah e ribadire la lotta contro ogni forma di razzismo e antisemitismo. Una giornata tesa allo sviluppo della cultura e tutela dei diritti umani e civili, indirizzata alle giovani generazioni. Una giornata di musica, letture, dibattiti e incontri con rappresentanti del mondo ebraico. 1000 alunni provenienti dalle scuole dell'intero Abruzzo si sono ritrovati all'Università di Teramo per celebrare il Giorno della Memoria. Già, per non dimenticare l'Olocausto e la parola ebreo. L'Ateneo Teramano ha accolto i ragazzi con un programma ricco di incontri organizzati in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, l'Ambasciata di Israele in Italia, l'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell'Italia Contemporanea e la Rete Universitaria per il Giorno della Memoria. Per i nostri studenti è importante, pensiamo che sia un modo, diciamo, originale, non convenzionale, di approfondire una tematica che è comunque di grossa rilevanza. Ne saranno quasi 1000. Quasi 1000, siamo stati molto contenti perché abbiamo avuto una grossa adesione e quindi ci ha fatto piacere avere il polso della situazione e sapere che certe tematiche, benché difficili, sono comunque ben presenti nei nostri studenti. I lavori dedicati al Giorno della Memoria sono stati intramezzati dall'esecuzione di brani musicali a tema, a cura dell'Istituzione Sinfonica Abruzzese. Quale pezzo musicale avete scelto per questa giornata della memoria? L'Orchestra Sinfonica Abruzzese seguirà la seconda sinfonia di Kurt Weill. Kurt Weill è uno di quei tanti musicisti europei che, in seguito alle persecuzioni razziali, fu costretto ad emigrare negli Stati Uniti. Nel 1933 in Germania cominciarono le persecuzioni, nel 1934 Weill era già a Parigi e lì compose questa sua seconda sinfonia. Pensate che aveva già composto con Brecht l'opera da tre soldi, Ascesa e caduta della città di Mahagoni, Happy End e altre opere. Ed era, diciamo, sulla strada dell'esilio, perché Weill poi, dopo Parigi, dopo Londra, si stabilì negli Stati Uniti. E qui fu uno dei protagonisti di un genere popolare americano, il musical. Però vi arrivava con tutto il bagaglio culturale della grande musica europea. Durante la prima parte della giornata, coinvolgente il seminario tenuto dalla professoressa Raffaella Morselli, prorettore alla cultura dell'Università di Teramo, dal titolo La parola ebreo. Abbiamo degli interventi di altissimo livello, abbiamo un intervento dell'Ambasciata di Israele e soprattutto abbiamo questa scrittrice importante, che è Judith Katzir, che ha scritto un libro, un romanzo molto noto, tradotto anche in italiano, che si intitola Cara Anna. Quindi un affondo sulla letteratura, un affondo sulla musica con la Sinfonia di Weill numero 2 della suonata dalla Sinfonica Abruzzese, Andrea San Giovanni che ci parla della diaristica e della memoria della Shoah. Insomma, la rete sta crescendo e ognuno lavora per far aderire sempre più persone alla propria sede. Ecco, diciamo che l'Università di Teramo in questi pochi anni, ormai sono 5, questi pochi anni ha avuto l'opportunità di veder crescere enormemente l'adesione su questo tema, quindi noi ci siamo. L'Università di Teramo ha poi ristorato i 1000 studenti abruzzesi con un pranzo nella mensa dell'Ateneo per permettere loro di godere appieno anche del programma pomeridiano. Il rettore Luciano D'Amico intende però aggiungere una considerazione in più al messaggio di non dimenticare gli orrori dell'Olocausto. Ha ancora senso festeggiare la giornata della memoria? Oggi più che mai, non solo nell'obiettivo primario, che in qualche modo è anche rendere omaggio e un rispettoso omaggio alle vittime che ci sono state, che l'Olocausto ha provocato, tragedie umane, e tributare un rispettoso, ripeto, soprattutto a termine rispettoso, omaggio alle vittime, ricordo alle vittime, è un qualcosa che è dovuto. Ma io credo che il significato che vogliamo attribuire è anche fornire agli studenti delle scuole, ai nostri studenti e alla riflessione comune ulteriori motivi per evitare che tragedie come quella dell'Olocausto si possano ripresentare sotto diversa veste. Il recente rincaro del 4% dei pedaggi autostradali in Abruzzo ha già mostrato avere impatti devastanti sull'economia regionale, principalmente sulle imprese di trasporto. Lo sostiene Casartigiani Abruzzo con le sue 5.000 aziende associate e chiede al governatore D'Alfonso di trovare soluzioni immediate attraverso un tavolo di confronto.
Pedaggi autostradali, il rincaro mette in ginocchio l'economia abruzzese e il grido d'allarme di Casartigiani Abruzzo che chiede con urgenza alla Regione un tavolo di confronto dopo l'aumento del 4% sulle tariffe delle autostrade regionali. Avete chiesto un tavolo di confronto tra associazioni imprenditoriali e concessionari. La Regione Abruzzo cosa risponde? La Regione per il momento ancora non ci dà una risposta, però il problema è importante. Non è possibile che il settore dell'autotrasporto ogni anno, all'inizio anno, si ritrova questo rincaro del 4%. Sicuramente ci sarà un diritto per il concessionario, però è giusto che venga aperto un tavolo da parte della Regione dove vengono invitate le associazioni di categoria come Casartigiani, CNA, anche gli altri sono interessati, anche i consumatori, e dall'altra parte il concessionario per trovare una soluzione. Oggi vivere un'impresa d'autotrasporto è molto difficile, è un settore in difficoltà, ci sono, diciamo, i margini di guadagno si sono ridotti tantissimo e non possiamo sopportare un ulteriore aumento del costo dei pedaggi autostradali. Ma come vengono giustificati questi rincari? Ma il concessionario si è giustificato dicendo che c'è un contratto con il Ministero dei Lavori Pubblici che prevede, insomma, un proprio diritto di aumentare. Però qui c'è una preoccupazione anche più generale. Non è soltanto poi l'autotrasporto che, diciamo, ha un effetto negativo. Il problema è che ci sono anche molte imprese che sono state costrette ad aumentare i costi finali di prodotti e servizi perché naturalmente il pedaggio è più severo. E naturalmente questa è una cosa che naturalmente ci fa perdere competitività con altri, diciamo, territori anche a noi confinanti. E comunque siete in attesa ancora di una risposta della Regione? Sì, provvederemo insieme anche alle altre associazioni a sollecitare un intervento della Regione. Io penso, insomma, che ci siano tutte le possibilità per trovare una soluzione positiva e soprattutto per evitare che ogni anno ci sia questo balzello ai primi di gennaio. Casartigiani Abruzzo chiede dunque alla Giunta regionale di intervenire al più presto al fine di trovare soluzioni positive nell'interesse delle circa 5.000 imprese che l'associazione rappresenta. Una notte intera trascorsa tra i banchi del liceo, tra eventi, rappresentazioni teatrali, letture animate, performance, conferenze, cinema, mostre e tanto altro. È la notte in cui i licei classici italiani diventano palcoscenico per i propri alunni. A Teramo, il liceo classico Melchiorre Delfico è stato un successo di pubblico e tanta cultura. Una notte memorabile. Seconda edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Anche il Delfico di Teramo si illumina fino a mezzanotte. Sì, perché la cultura è luce. In Italia sono 237 licei classici che in questa notte si aprono al pubblico con mostre, dibattiti, spettacoli teatrali recitati in greco e latino e a Teramo, grazie al Liceo Classico Europeo, anche in inglese e francese, con tanto di accompagnamento musicale dal vivo e seguito dai ragazzi del liceo musicale. La Notte Nazionale rappresenta una vetrina importante per i ragazzi che si esibiscono e per la scuola stessa, che si apre alla cittadinanza per dimostrare di essere un luogo vitale che gli studenti amano frequentare per studiare, ma anche per mettere a frutto i propri talenti. Insomma, è come dire, noi non facciamo solo latino e greco. Il programma è ricchissimo ed è a tutto campo. Andiamo dall'informatica all'apertura e all'inaugurazione di una mostra documentaria che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Archivio di Stato di Teramo, quindi i 70 anni della Costituzione italiana, perché chiaramente quello è proprio il documento fondamentale di cittadinanza, quindi è chiaro che i ragazzi hanno riflettuto su questo. Poi ci sono delle performance del liceo europeo, performance del liceo musicale che accompagnerà un pochino, no, tutto il percorso. Ci sono recitazioni di brani naturalmente da autori classici, ci sarà la ricostruzione della figura di Cicerone, recitazione di passi di Orazio e poi ci sono anche delle sorprese, c'è anche un canto lirico e c'è questo bellissimo intervento del dottor Gaspari sul rapporto tra cinema e letteratura. Tutto questo è stato realizzato dal Dipartimento di Italiano del Triennio. Questa notte è dedicata a chi? Allora, è dedicata al liceo classico e in tutta la nazione.
Sono aperti tutti i licei, questa è l'iniziativa di un liceo classico di Acireale, noi abbiamo risposto tutti quanti a questo, chiamiamolo, a questo richiamo, perché spesso c'è molta ambiguità sulla figura del liceo classico, no? Dire classico significherebbe quasi dire archeologico, ma non è così, perché il liceo classico è una scuola attivissima che sposa la tradizione, che è la base, no, della persona, perché noi riproponiamo quelli che sono diciamo i valori etici, no? Tutto quello che è racchiuso nella parola virtus romana, quindi il senso del dovere, il senso dello Stato, l'onestà, la cosiddetta acribia, cioè che è proprio il metodo rigoroso, la ricerca precisa e perfetta, e quindi vengono banditi il pressappochismo e la superficialità. Una scuola che si rinnova ogni anno. Ogni anno, quindi abbiamo noi, ecco, introdotto l'informatica, ovviamente, insomma, abbiamo il liceo musicale, quindi un'altra forma di arte, abbiamo il liceo Cambridge, per cui c'è l'insegnamento di un'ora di matematica e lingua inglese, più ci sono ore con il madrelingua, quindi c'è sempre il ginnasio, quello di una volta, però rafforzato in questo senso, perché c'è il liceo europeo, no? E tutti i ragazzi del liceo europeo vengono accolti nelle università straniere anche con borse di studio. Quindi bisognerebbe venire in questa notte e riscoprire questo nuovo liceo classico. Sì, bisogna venire, perché questo è il frutto del lavoro dei docenti e degli alunni, che sono veramente capaci di fare tutto. La cupola del Duomo di San Flaviano, simbolo della città di Giulianova, torna a splendere come merita, grazie ad un nuovo impianto di illuminazione. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Tercas in collaborazione con la sezione locale di Italia Nostra e rappresenta solo l'inizio di un percorso di valorizzazione del patrimonio artistico del territorio che l'ente si propone di realizzare e sostenere economicamente. Centro storico della Giulianova antica. Uno splendore improvviso, una novità che cambia il volto ad una delle più belle chiese rinascimentali del nostro territorio, il Duomo di San Flaviano. La sua cupola, simbolo di cristianità e di casa per i tanti marinai che la scrutano dal mare, ogni notte si illuminerà grazie ad un nuovo impianto luci. Il progetto è stato finanziato dalla Fondazione Tercas di Teramo in collaborazione con Italia Nostra, sezione di Giulianova. Grazie alla Fondazione Tercas, il Duomo di San Flaviano a Giulianova si illumina e si illumina anche tutta la città antica di Giulianova. Forse il nuovo motto della Fondazione Tercas è "La bellezza salverà il mondo". È sicuramente il nuovo motto, ma direi, aggiungerei anche di più. In questo caso certamente forse abbiamo rivitalizzato in maniera abbastanza decisiva una parte di Giulianova che era il centro più importante, no, di Giulianova Paese, con un progetto che sostanzialmente ha ridato vigore a un bene anche architettonico molto importante, quello appunto il Duomo. In fondo con poca spesa. Esattamente, e questo noi lo prendiamo come esempio di buona pratica. In un momento in cui le risorse per intervenire sotto il profilo delle ristrutturazioni, noi sappiamo, siamo anche intervenuti in maniera anche decisa sulle ristrutturazioni in passato, basta pensare al Duomo di Teramo, al Duomo di Atri, con risorse veramente ingenti. Oggi c'è la necessità di razionalizzare meglio la spesa e con progetti di questo tipo abbiamo dato forse l'esempio più importante di come è possibile mettere a fuoco e illuminare, il caso di dire, un bene particolarmente importante per la città di Giulianova. Quindi basta essere un po' creativi in fondo, no? Ma direi di sì, la creatività intanto la Fondazione deve aggiungere attraverso il progetto e poi naturalmente il nostro compito è quello di dare ulteriore importanza al progetto che ci viene presentato. In questo caso credo che abbiamo fatto del nostro meglio, finanziando peraltro per intero il progetto, che è solamente parziale in questo momento perché ovviamente tanto altro deve essere fatto, però credo che sia un bel colpo d'occhio anche da chi sia approccia e si avvicina a Giulianova, perché è un'opera questa che viene e può essere vista anche dalla spiaggia, quindi con una visibilità direi importante.
41 anni, romana, è cresciuta nella pasticceria di famiglia. Laureata in lingue straniere alla Sapienza di Roma, approda in Rai come giornalista e gira l'Italia alla scoperta di usi e costumi del nostro paese. Oggi è una conduttrice di successo e la sua trasmissione religiosa, Sua immagine su Rai 1, fa registrare grandi ascolti. In occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, è stata ospite del Vescovo di Teramo ed ha raccontato a noi colleghi la sua esperienza professionale da credente nel servizio pubblico. Lei è una donna allegra, elegante e moderna. E si può essere così, anche se si è cattolici. Quali sono state le tue prime esperienze da giornalista? Ho iniziato con una trasmissione che si chiamava Italia in bicicletta per la Rai 3. Era una trasmissione culturale che andava in giro per il nostro paese alla ricerca di quelle chicche, di quelle tradizioni, di quelle culture delle quali quasi mai si parla, ma che arricchiscono sicuramente, danno specificità al nostro paese. E quindi ho iniziato così. E dopo aver scoperto l'Italia hai cominciato a occuparti di fede, di comunicare la fede? Non subito dopo, non è stato immediato il passaggio. Guarda, sono sincera, il dono della fede ce l'ho avuto sin da bambina e questo è stato quel fuoco in più che mi ha permesso di vivere questo lavoro anche con un senso di responsabilità diversa, no? Non inseguendo il successo ma cercando veramente di essere al servizio. E quell'esperienza però, Italia in bicicletta, mi aveva fatto capire quello che in realtà avrei desiderato fare da grande, cioè incontrare persone, raccontare la vita. Ed è stato un po' quello che appunto ho iniziato a fare. Ho capito però anche che dovevo impegnarmi per poter fare questo, quindi ho cercato di studiare il più possibile, mi sono laureata, poi sono diventata giornalista. Uno studio che in realtà, come tu sai, non finisce mai, no? Per poter fare questo lavoro. E quindi è un po' partito così. Poi la sua immagine è arrivato molto dopo, perché poi ci fu l'esperienza della corrida, quindi ho sempre alternato un po' il mondo, diciamo, dell'intrattenimento con quello dell'approfondimento, e questo è quello che, al quale devo dire grazie, questa alternanza, perché mi ha permesso di sperimentare vari linguaggi utili poi per poter essere nel mondo senza essere del mondo. I linguaggi sono cambiati con Papa Francesco? Beh sì. Sì, diciamo che è una stagione della Chiesa molto bella, così come anche quelle precedenti, perché trovo un filo conduttore in tutto, però ognuno con una sua specificità e servizio al tempo in cui è inserito, no? C'è un linguaggio caratterizzato da un'essenzialità e da una verità e autenticità di rapporti anche con le persone, che penso sia straordinario, una vera e propria primavera della Chiesa. E con lui si può parlare anche in televisione di problemi più spinosi magari, no? C'è più libertà di fare questo? Devo dirti la verità, anche con i pontificati precedenti ero riuscita nella mia prima edizione di A Sua Immagine a trattare argomenti molto forti, dalla pedofilia alla tossicodipendenza, tutta una serie di patologie e schiavitù che caratterizzano un po' questo tempo. Quindi da questo punto di vista no, devo dire che un senso di libertà negli argomenti affrontati l'ho trovato sempre. Oggi riesco ad entrare nel sociale in modo forse più dettagliato, i problemi legati al lavoro, quindi disoccupazione piuttosto che crisi economica, è chiaro che sono più evidenti rispetto agli anni 2000, no? Possiamo dire. Per cui c'è una trattazione, una centralità di argomenti che prima non erano l'urgenza del passato. Senti, in base alla tua esperienza, tu che incontri tante persone, ma le persone la incontrano di più la fede o la perdono in questo momento? Secondo me c'è un'autenticità di fede maggiore rispetto al passato.
oggi, mentre prima essere, non so, cattolico faceva parte di una cultura, di un'educazione, di un'imposizione anche, oggi se si è credenti è proprio perché lo si sceglie. Si è più liberi. Si è più liberi di scegliere, appunto, di vivere la fede, di essere credenti. Prima c'era anche un perbenismo un po' più ipocrita, se vogliamo, per alcuni versi. Oggi io penso che lì dove si sceglie se c'è un'autenticità maggiore rispetto al passato. Sento che c'è un riavvicinamento forte da parte delle persone, perché quel famoso relativismo e quel famoso senso di ma sì, faccio tutto quello che voglio ha fallito, nel senso che ha creato tanta solitudine, tanta infelicità. E vedo che molte persone stanno vedendo quanto invece un percorso di fede, quindi l'importanza della scelta nella vita, sta ridando senso. Ecco, c'è una ricerca di senso maggiore rispetto a qualche anno fa. Tu sei felice, Lorena? Io devo dire la verità, sì, ma nonostante non crediate che io non ho delle prove importanti nella vita, assolutamente, penso però che alcune cose, ho molta discrezione anche di quella che è la mia intimità, perché penso che io non devo essere io al centro, ma il lavoro che faccio è un servizio per poter raccontare, ma non pensiate che io sono risparmiata dalle difficoltà e dai dolori, assolutamente. Nonostante tutto sono molto felice, sì, perché forse è la fede che mi dà questa marcia in più, e vedo la relatività delle cose materiali, vedo la bellezza, ecco, di poter incontrare persone che sono arricchimento, vedo la bellezza veramente delle piccole cose. In questo mi sento molto fortunata, non mi sento ancora infettata da tutto ciò che è apparenza e tutto ciò che è, come dire, frivolezza. Grazie di essere stati in nostra compagnia, ma restate con noi perché subito dopo andrà in onda Credito Oggi, una rubrica di informazione economica curata da Stefano Di Ventura, direttore commerciale di Intercredit Confidi. Questa sera Stefano svelerà quali caratteristiche deve possedere il candidato ideale per diventare agente in attività finanziaria. Sì, perché Intercredit Confidi cerca personale competente da impiegare per le province di Pescara e Teramo. Grazie e buona serata a tutti voi.